Ben ritrovati, oh, e buon anno, mancano un paio di giorni per Capodanno. Oggi voglio presentarvi delle ricette veloci veloci, poi per questione di tempo, allora, voglio farvi vedere il cotechino in crosta, come lo faccio io di solito, ovviamente per questione di tempo l'avevo già cotto. Allora, abbiamo una base di pasta sfoglia, ho sbollentato già la verza, ripeto, sempre purtroppo per una questione di tempi. Incomincio a tagliarla, a tirare via la parte centrale perché è quella più dura, e andiamo poi a rivestire il nostro cotechino con la verza e del prosciutto crudo. Allora, cosa facciamo? Come vi ho detto, allora il cotechino è pronto, è già cotto, la nostra pasta sfoglia per questione di tempo l'ho presa già pronta, di solito io la faccio, devo dirvi la verità, non uso mai queste già pronte. Allora, cosa facciamo? Incominciamo a rivestire la nostra pasta sfoglia con delle falde di verza, ok? Bene, ne ho tagliato uno in più, allora, poi andiamo, adesso mi appoggio qui sulla piastra induzione, andiamo a ricoprire la verza con del prosciutto crudo. Cominciamo a fare degli strati di prosciutto crudo, questo va benissimo così, così fino alla fine, e poi andiamo a rotolare il nostro cotechino, ok, poi la mettiamo in forno a 180 gradi per un 15-20 minuti. Allora, inseriamo il nostro cotechino, che come vi ho detto prima l'ho già precotto, ok, e andiamo a fare il nostro rotolo. Ovviamente questo qui è un cotechino piccolo e quindi poi andremo a rifinirlo tutto, ok? Molto bene. Adesso buttiamo via questa, riprendiamo il nostro cotechino, andiamo a sigillarlo così e poi lo andremo a spennellare con del tuorlo d'uovo. Allora, un'altra chicca, io il tuorlo d'uovo, per dargli un po' poi un po' più di colore durante la cottura, non aggiungo mai dell'acqua. Ogni tuorlo d'uovo aggiungo 2-3 gocce di aceto di vino bianco. Ok? Adesso andiamo a spennellarlo, eh? Ok, allora, carta forno, l'ho messa sulla nostra teglia, io ho spennellato con del tuorlo, io ho sempre detto tuorlo, e ogni tuorlo metto sempre 2-3 gocce di aceto di vino bianco, questo per avere una formazione maggiore di crosta e un po' più colorato. Ok, andiamo a infornare. Allora, abbiamo messo il nostro cotechino in crosta in forno, adesso poi aspettiamo qualche minuto, poi andremo a tirarlo fuori dal forno e lo presentiamo. Adesso voglio presentarvi due ricettine sfiziose, golose e veloci come antipastino per Capodanno. Allora, iniziamo magari con la prima. Vado a bruciare un kiwi, vado a formare delle fette, così, e così. Allora, una, due, tre e quattro. Ok, abbiamo tagliato parti. Allora, andiamo a inserire una noce di gorgonzola, così. E siamo quasi arrivati, al primo antipastino per Capodanno. Così. Un'altra noce su questo. Molto bene. È formidabile, ha un gusto spaziale, ragazzi. Allora, adesso andiamo a mettere, vediamo un cucchiaino qui, qualche ovetto di salmone, così. Bello anche come colorazione, come colori. Qualcun altro qui. Ecco, veloci ma veramente sfiziosi. Buono, veramente buono. Ora, andiamo magari a guarnirlo con del finocchietto, così. E il primo nostro antipastino per Capodanno è finito. Avete visto? Veloci, 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 perché dobbiamo goderci questo Capodanno, quindi dobbiamo fare in fretta, preparare degli antipasti golosi ma anche abbastanza veloci. Ok, e il primo è andato, cosa facciamo? Mi sposto con il mio piatto giardese, adesso ne ho fatti quattro, ma poi ovviamente voi ne fate degli altri. Allora, e uno, e due, e tre, e quattro. Sono belli anche da vedere, belli colorati. La seconda proposta come
antipastino veloce non è altro che fatta con le nostre patatine, sempre anche qui. Allora, un noce di gorgonzola sulle nostre patatine, una noce così, ne prendiamo un'altra, vai, questo capodanno andiamo di gorgonzola, questo è il secondo, prendiamone un'altra, così, io vado con le mani ragazzi, scusatemi, a casa si lavora così, non c'è niente da fare, prendiamo un'altra, molto bene, allora, e qui cosa facciamo? Pulisco un attimo il coltello, cambio e andiamo a mettere delle uova di lompo. Anche qui facciamo la stessa cosa, le mettiamo in un angolo e così, così diamo due colorazioni diverse. Andiamo a finire con delle anacardi, anche qualche mandorla già tostata, salata, qualche nocciolina, un altro anacardo, una nocciolina e andiamo a finire anche loro, tanto per decorare, andiamo a mettere così. Cosa ne dite ragazzi? Sono bellini, Allora, un altro qui, così, un altro qui così, e un altro qui. Adesso andiamo a sfornare il nostro cotechino in crosta, così lo presentiamo anche lui, ok? Oh, l'abbiamo appena sfornato. Adesso io mi sposto un attimo, È ancora un po' caldino, È ancora un po' caldino. Ecco, ci mettiamo qua. Lo affettiamo un attimo, vediamo com'è venuto. Vediamo un attimo. Oh, allora lo mettiamo qua, è bollente, è caldissimo. Vediamo un'altra fetta. Ok, guardate quanto è bello, io lo metto qui. E queste sono le mie proposte per Capodanno. Buon anno ancora ragazzi e ci rivediamo presto, ciao!